Pronto, chi è? Sono io, Biagio, il tuo topolino grigio. Non mi disturbare, sto guardando la pubblicità in televisione. Oh, che comunicativa, i pubblicitari. Ma la tua è una fissazione. Non si può sapere che vuoi. Voglio l'ingegno vario del pubblicitario. Che sia sapone o rum, ogni suo lancio è un boom. Ah sì? Parola di Biagio, adesso faccio un plagio. Permesso? Avanti, prego, si accomodi. Buongiorno. Sì, buongiorno, ma con scendi letto o spotorno? Ma allora lei è un pubblicitario. Che bellezza. Mi dica, saprebbe trovarmi un'idea così su due piedi? Certo, stia a guardare. Non è una disgrazia con colla Alsazia. E se per caso ti cade un vaso, cia cia cia, e mille pezzi si ridurrà, cia cia cia, la colla Alsazia la attaccherà. Ciao. No. Insomma, basta! Oh, scusi, sai, mi è insopportabile vicino. Per la chiesa del vicino, aspirapolvere Tonino. Ah, oh, Tonino! Si chiama come il cugino di Biagio. Biagio? Allora c'è un altro uomo. C'è, non c'è. Se lo lascia e sposa me, canterà quanto Noè. Noè? No, mi ricorda il diluvio. La vuole una bella sigla musicale e una bella figurina a premio da 10 punti? No, non ami il cucito. Lo vuole un amore propagandistico, molto selling e molto radio diffuso a prova di concorrente. Ah, no! Insomma, più che l'amore, che vuoi? Voglio la caramella che mi piace tanto e che fa tutto di più. Lis, la caramella con il dis. In tutti i gusti per voi. Bis per me. Bis per me. Bis con Lis. E alla tua. Con Lis Bar, il bar in tasca come un bicchierino di liquore. Dolci, buone squisite, non le preferite. Gustare sempre anche tu. Zombie, du, 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 fur. Che vi ricorda la squisita caramella Otello.